Ciao ragazze, allora nuovo video. Per questo video ho pensato di farvi vedere tutti, oddio, i prodotti che ho ricevuto al Cosmoprof. E c'è, sono tantissimi, quindi iniziamo subito. Come prima cosa sono passata nello stand, che in realtà è stato l'ultimo stand che ho visitato, di Beauty & Trends Professional, e mi hanno lasciato questa bustina qui nera. In realtà questo è lo stand anche di Naturamica. Come sapete, già ho collaborato varie volte con Naturamica, i loro prodotti li adoro, soprattutto i deodoranti, e quando sono andata mi hanno lasciato questa tazzina qui con scritto Cosmoprof 2017 Worldwide Bologna, e è molto bella, e questo appunto era il contest molto carino a cui partecipare. Insieme alla tazza, che è un pennello, questo praticamente è il pennello trucco professionale, è per ombretto ma tagliato al lato, diciamo, per le sfumature, che non vedo l'ora di provare. Passiamo poi ad Equilibra. Sono passata nello stand di Equilibra, in cui praticamente stavano festeggiando i 30 anni insieme, e mi hanno lasciato questo cartoncino con all'interno alcuni dei loro prodotti: Diet Pur Mannite integratore alimentare, gel gambe leggere col 20% di aloe vera, che però ragazze contiene ciclopentasiloxane e non ha un buon inci, e questa, come vedete, è una mini size da 18 ml. Shampoo idratante 98% di origine naturale, senza parabeni, petrolati, slash e sale aggiunto. Dermo Oil Multiattivo Viso Corpo, 99% di origine naturale, infatti ha un inci ottimo, tutti oli. Tico Aloe Vera Dermogel, che come sapete è il mio preferito. Potassio e magnesio integratore alimentare. Caffè verde drenante. Fast Drena integratore alimentare. Passiamo poi a Sisma, che praticamente non ci fate caso alle buste, ma sono tutte messe dentro una busta più grande. Sisma è praticamente l'azienda di Cotoneve. Visto che sono una grande fan di queste, mi hanno dato una confezione di Cotoneve antistress, questi dischetti maxi tondi, che sono praticamente quelli ottimi perché ti permettono di struccare bene tutto l'occhio. Ve li ho già fatti anche vedere in azione nella My Skin Care Routine, poi ve la lascio giù nell'info box, ho fatto il video. Quadrotti di cotone medicale, dermatologicamente testato, 100% cotone puro. Pugna viso in cotone e cellulosa naturale, questa è ottima anche per struccare le maschere. Applicatori cosmetici, e sono questi: cotone aloe vera e vitamina B, dischetti leva trucco. Di nuovo gli antistress, sia grandi che piccolini, alla rosa. Goji e vitamina C, dischetti leva trucco, anche questi sono ottimi, di tutte le dimensioni. Dischetti leva trucco rigenerante con il tessuto massaggiante, sono questi celesti. Questa era tutta la cartella stampa, perché come sapete sono stata una blogger per il Cosmoprof per l'anniversario dei 50 anni, e sono stata contentissima perché qui praticamente è spiegato proprio tutto riguardo il Cosmoprof. Sono passata nello stand di Yeso Cosmetics e mi hanno spiegato un po' la loro azienda, infatti era la prima volta che vedevo questi prodotti. Mi hanno lasciato per farmi provare il loro latte detergente, che ha un inci ottimo, come potete vedere, latte detergente e tonico, dal profumo molto molto buono. L'assistenza, come vedete, è quella di un normale latte detergente, e non vedo l'ora di provarlo, sia appunto per detergere la pelle che anche naturalmente per struccarmi. Anzi, fatemi sapere nei commenti se può interessarvi una review di questi prodotti, perché io piano piano li testo e magari vi faccio un bel articolo sul blog. Il secondo prodotto è poi il loro siero viso, questo qui, che è piaciuto tantissimo al patatone. Ed infine mi hanno dato la loro Face Night Cream, quindi praticamente è la crema viso notte con attivi nutrienti, lenitivi e rigeneranti. Naturalmente, senza neanche dirvelo, ha una composizione ottima, ingredienti naturali e biologici, e come vedete questa è la confezione, mi piace tantissimo perché ha la pompetta come anche il siero ed è molto molto igienica.
e poi ha un profumo buonissimo. Ho un campioncino del loro siero viso. Nello stand invece di Natura Verde Bio mi hanno lasciato questo campioncino del loro ultra delicato wash, quindi praticamente è un bagno schiuma di questa linea per bambini, sia per corpo che per capelli. Per i 50 anni del Cosmo Prof, in limited edition mi hanno donato il loro profumo. Infatti anche nel vlog del Cosmo Prof, poi ve lo lascio giù nell'info box, vi ho fatto vedere tutta la catena di montaggio per creare proprio queste profumazioni. Contiene 50 ml di prodotto, ha una fragranza un po' particolare. Infatti non è dolce, è più muschiosa e pungente. All'inizio si sente molto l'alcol e infatti non mi è piaciuta tantissimo a primo acchito. Svanisce l'alcol e rimane una fragranza non molto dolce, diciamo più pungente e muschiata, ma allo stesso tempo delicata. Secondo me è un profumo molto adatto alla stagione estiva. Passiamo poi a Nakomi. Nakomi mi ha lasciato 3 dei loro prodotti. Queste dovrebbero essere delle novità, ma non ne sono sicura al 100%, adesso le vediamo subito. Lo Shower Jelly Mango Macaron, in questa confezione carinissima da 100 grammi di prodotto, proprio tipo una gelatina verde dal profumo che non mi piace tantissimo perché è più fruttato, fiorito. Io preferisco profumazioni molto più dolci. Con lo Smooth Body Butter Warning Moroccan Spice, questo è più speziato e infatti ragazze, cioè mi dispiace ma ha una profumazione fantastica. La consistenza è proprio, vedete, molto è quasi una mousse, si stende abbastanza facilmente e come potete vedere si assorbe anche facilmente e lascia la pelle super super profumata. Ed infine un campioncino The Bubble Bath Powder, che praticamente sarebbe una specie di polvere da bagno frizzante che appunto si mette nella vasca da bagno. Abbiamo poi questo sacchettino di Veleda. Da Veleda sono sempre molto molto generosi. Ho trovato olio trattante al melograno, che già avevo provato una volta e mi sono trovata molto molto bene. Crema mani rigenerante al melograno, trattamento giorno rassodante. Wow! Mi hanno dato dei campioncini dei loro profumi che sono praticamente le novità per il Zana. Uno si chiama Jardin de Vie Rose, Jardin de Vie Agrum, che è questo più agrumato, e due Jardin de Vie Onagre Naturel Profumé, una crema mani rigenerante al melograno. Elan. Sono passata nello stand Elan e mi hanno regalato il loro fondotinta. Questo si chiama Bio Fondotinta Idratante Rivitalizzante in Crema ed è praticamente un fondotinta tinta in mousse. Io l'ho già utilizzato una volta e mi sono trovata molto molto bene e secondo me è un fondotinta molto adatto a pelli grasse perché è abbastanza ricco, si stende molto facilmente sia con le mani che con la Beauty Blender. La colorazione è la Golden Beige, ossia la più chiara, e si chiama Doro Bio Fondotinta. E poi altri loro campioncini, andiamo velocissime perché sono tantissimi. Crema mani levigante riparatrice, gel defaticante tonificante rinfrescante, balsamo dopo barba. Tutti questi prodotti sono tutti da uomo. Gel bagno doccia profumato al melograno, crema smagliature, crema profumata setificante, crema profumata nutriente per il corpo, crema profumata idratante vellutante, Capelvenere in pacco ricco, Capelvenere maschera idratante, balsamo dopo barba, Capelvenere balsamo volumizzante, balsamo aromatico, detergente intimo, Capelvenere shampoo, Capelvenere shampoo ai legni, Capelvenere shampoo ortica, shampoo doccia profumo, Capelvenere camomilla shampoo, Capelvenere shampoo crema, shampoo specifico occhio al pidocchio, gel profumato effervescente frizzante bagno e doccia, crema profumata tonificante, gel bagno doccia profumato, questo è buonissimo, magnolia stellata, shampoo da bagno mora e muschio, pasta protettiva calmante per i bambini, struccante integrale all'acqua,
crema volumizzante e rigenerante per collo e décolleté, trattamento viso CC cream idratante, trattamento viso fondotinta antirughe, wow, crema ultra fine antirughe idratante, prima antietà 30+, bio 60 rigenera 60+. Da qualche anno seguo su Instagram questa azienda che si chiama Cose della Natura, che produce spugne di mare e prodotti naturali per la cura del benessere del corpo. Diciamo che sono delle spugne per il viso che servono per aiutare non solo nello struccarsi ma anche nella skin care. Questo, come vedete, è un loro piccolo campioncino che è adatto per lo più a pelli miste. Soprattutto sono prodotti 100% naturali e si possono utilizzare con il proprio detergente preferito senza alcun problema. Appena sono messe nell'acqua diventano più morbide e più grandi e quindi appunto aiutano anche per la skin care nel fare un bel massaggio, soprattutto post trucco. Da Biofficina Toscana invece mi hanno lasciato tutte le loro novità: la crema notte viso legnose, questa è tutta una linea da uomo, crema viso note speziate, balsamo barba note legnose, balsamo barba note speziate, crema antiossidante dopo barba e doccia shampoo note legnose. Questo è il loro beauty case, molto molto carino. Sono passata poi con mio grandissimo piacere nello stand di Phytorelax. Infatti avevo visto già su Instagram che era uscita una nuova linea completamente biologica, per il cui abbiamo bagno delicato pelli sensibili alla camomilla bio, crema viso prime rughe alla camomilla bio, serum aloe vera per pelli miste impure, idroavena per pelli secche. Sono passata poi, essendo molto molto fan delle loro NYX lingerie, nello stand padiglione, in realtà perché era una struttura enorme, di NYX. Allora, da NYX mi hanno dato questo tatuaggio qui con i loro rossetti, quest'altro tatuaggio qui con scritto Just Win It Life Eyeliner Everything, sempre hashtag NYX, due delle loro caramelle gommose perché c'erano stati degli eventi,